Buongiorno a tutte e a tutti. Prosegue l'impegno della nostra amministrazione per mettere a punto e valorizzare l'archivio storico di Baldissero. Infatti, nel 2009 abbiamo voluto e attivato l'iter per il finanziamento, cercato esperti nel settore dell'archiviazione al fine di dotare il nostro comune non solo di un archivio di memoria, ma che fosse anche agevolmente consultabile. Con un primo contributo della Regione Piemonte, settore archivi e biblioteche, siamo partiti, a cui è seguito naturalmente un secondo contributo attivato nel 2019 e naturalmente ulteriori risorse e impegno della mia amministrazione per dare seguito e continuità ad un progetto in cui abbiamo creduto e crediamo. Importante è stata la collaborazione con il Polo Archivistico Torino Sud e con l'Archivio Storico di Chieri. Purtroppo, a causa del Covid-19, i tempi si sono dilatati per limiti di persone nei locali, disinfestazioni necessarie, eccetera. Al termine del lavoro è previsto un riversamento dell'intero database da Guarini Archivi a Memora, nuovo software di Regione Piemonte che sarà facilmente accessibile da parte dei cittadini. Anche questo è un impegno e un lavoro importante, non sempre visibile, che agevolerà comunque chiunque abbia a cuore il nostro passato. E ad esempio anche l'Associazione Culturale Albacherium nella ricerca storica, permettendogli di dare seguito più agevolmente alle loro analisi per donarci storie, aneddoti, informazioni sul nostro passato, anche attraverso il calendario storico. Il Comune di Baldissero Torinese nel 2019 ha vinto un bando della Regione Piemonte per la valorizzazione dell'archivio storico. Noi con questo progetto intendevamo da un lato arricchire il patrimonio storico-culturale della collettività e dall'altro promuovere delle politiche di valorizzazione del territorio. Ci siamo tra l'altro agganciati ad un precedente importante lavoro che era stato svolto nel Comune di Baldissero di riordino dell'archivio storico più di 10 anni fa nell'ambito di un progetto che si chiamava Polo Archivistico Torino Sud, che aveva come ente capofila il Comune di Chieri. Ora, nell'ambito di questo ultimo progetto, invece, sono state svolte diverse attività. Naturalmente la schedatura, il riordino informatico, l'inventariazione di diversi documenti fino al 1982. Sono stati individuati quei documenti che invece hanno terminato la loro valenza, diciamo, amministrativo-giuridica. E poi sono stati selezionati degli interessanti documenti dal punto di vista storico, che hanno un significato anche particolare per la nostra comunità. Poi c'è stato di mezzo il Covid che da un lato ha dilatato estremamente i tempi, infatti il nostro progetto dovevamo già concluderlo nel corso del 2020, invece ci ritroviamo con un ritardo di un anno. Ma soprattutto abbiamo dovuto modificare la pianificazione degli interventi che avevamo appunto messo in cantiere. In particolare avevamo previsto di organizzare la giornata dell'archivio storico, cioè in contemporanea presso il nostro municipio e nell'archivio storico di Chieri avremmo organizzato dei percorsi espositivi con dei documenti particolarmente significativi per la storia di Baldissero e restituendo anche così alla cittadinanza il lavoro che era stato fatto, spiegandolo e accompagnando quindi i cittadini in questo affascinante lavoro. Non avendo potuto organizzare questa giornata, cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un sito web nel quale sono stati inseriti tutto il lavoro dell'archiviazione che è stato svolto, quindi a partire da quello antico di più di 10 anni fa a quello odierno, con tutto l'indice informatico e soprattutto
Sono stati inseriti dei percorsi tematici, una decina in particolare, che racchiudono immagini dei documenti, la storia, la descrizione di questi documenti, quindi i lettori vengono accompagnati in questo mondo un po' antico di Baldissero. Di recente, in questi ultimi mesi, abbiamo partecipato sempre insieme al comune di Chieri e ad altri comuni del Chierese ad un importante bando, per allargare questo discorso di valorizzazione degli archivi. Quindi l'idea è quella di, implementare un portale ad hoc nel quale confluiscano tutti gli archivi storici del Chierese, naturalmente dei comuni che sono interessati. Noi crediamo fermamente che una politica di valorizzazione del territorio passi attraverso non solo la messa in rete del patrimonio, diciamo, documentale, ma attraverso la sua effettiva fruibilità. Questo perché genera una politica con ricadute molto interessanti in ambiti anche strategici e nuovi, se vogliamo, che sono quelli del turismo, dello sviluppo locale e della didattica. Questo fa sì che questa materia, che viene tradizionalmente considerata come appannaggio di pochi ricercatori o storici, possa invece diventare assolutamente più, fra virgolette, popolare, quindi accessibile a tutti, con inevitabili ricadute positive sulla cultura e l'identità di un territorio. Il comune di Baldissero ha riorganizzato le carte del deposito all'interno della stanza dove si trovava e dove si trova tuttora quello che è l'archivio storico. Le carte sono state accorpate per uffici e per tipologia documentaria. Il nostro lavoro è stato quello poi di effettuare innanzitutto, creare innanzitutto un topografico, a cui abbiamo, nel quale poi abbiamo lavorato identificando gli uffici attraverso dei colori. Ne sono un esempio, qui vi facciamo vedere, ad esempio l'ufficio segreteria, che lo abbiamo fatto, che è stato fatto in viola, il consorzio chierese, che è stato fatto in rosa, così come l'ufficio commercio in giallo. Nello specifico, poi l'etichetta di ogni faldone, di ogni unità di conservazione ha previsto l'utilizzo del logo del comune di Baldissero, in grassetto l'identificazione di quello che è l'ufficio e la trascrizione della tipologia documentaria con l'anno di produzione. In fondo, per ultimo, è stato poi messo il numero di corda del faldone. Dopo l'etichettatura, completata l'etichettatura del deposito, abbiamo poi estrapolato della documentazione, alcuni esempi di documentazione rappresentativa della tradizione della vita del paese, del comune di Baldissero. Abbiamo provveduto alla digitalizzazione e al loro inserimento in quelli che sono stati poi, in quelli che sono i percorsi tematici del sito. Del comune di Baldissero è stato riordinato nel 2013 e insieme alle carte del comune, prodotte dal comune, sono stati riordinati anche gli archivi aggregati, che sono archivi di enti che svolgono delle funzioni che il comune non svolge, e delle funzioni delega, e sono l'ente comunale di assistenza, la congregazione di carità, alcuni consorzi sanitari e questi sono alcuni esempi di quello che può essere un archivio aggregato. Invece, per quanto riguarda l'archivio storico, i documenti più antichi risalgono al 600, in particolare verso la fine del 600, e alcuni esempi li possiamo vedere qua, ad esempio questo che è un ordinato del 1694. E gli ordinati sono gli avi in ogni dei verbali del consiglio di amministrazione. Qui, insieme ai verbali, ci sono anche dei conti. Un'altra serie particolarmente interessante
è la serie delle liti, anch'essa risalente alla fine del Seicento. In questa in particolare del 1694 vediamo che c'è la separazione della comunità di Baldissero da quella di Chieri, e lo potete vedere qua. Molto interessante anche la serie relativa invece ai registri di classe, che partono dal 1861, e questo ne è un esempio con i nomi degli alunni. E poi, oltre a queste, diciamo così, categorie di documenti, c'è la parte invece ordinata per categorie classi, che è la parte del carteggio, e che è una parte più meno antica rispetto a quella seicentesca, e parte dall'Ottocento. Buongiorno a tutti. Oggi vi presentiamo l'archivio storico del comune di Baldissero Torinese. Un archivio che Arta Progetti riordinò nel 2012, utilizzando come software il software che allora era dato in dotazione gratuita da Regione Piemonte, che era Guarini Archivi. Quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso di valorizzare il proprio archivio storico e riversare quella banca dati su uno strumento maggiormente attuale. Quindi si è scelto il nuovo software di Regione Piemonte, che è Memora, e si è riversato il database su questo. Abbiamo però creato il front-end, quindi delle pagine di sito dedicato all'archivio storico, facendo anche dei percorsi tematici che raccontino le particolarità di quel territorio, scegliendo tra le carte d'archivio e digitalizzando i documenti maggiormente interessanti. Quindi adesso vi mostro il sito che abbiamo preparato per il comune di Baldissero. Visitiamo quindi il sito web dell'archivio storico di Baldissero Torinese. Come vedete c'è un menu con una home, che è quella in cui ci troviamo ora, e che, se noi scorriamo verso il basso, ci consente di avere qualche informazione proprio relativa a questo sito, un'anteprima di questo sito e naturalmente i crediti. Nella pagina storia noi troveremo la storia di Baldissero Torinese, brevemente raccontata, perché questo è un sito appunto dedicato all'archivio storico e non è un sito esclusivamente sulla storia. È stata utilizzata la scheda territoriale del Casalis. Queste schede sono fatte scientificamente molto bene e quindi noi spesso le utilizziamo per raccontare le particolarità del territorio. Se poi andiamo alla pagina archivio storico, potremo vedere spiegato il lavoro che è stato fatto nel 2012 e nel 2020, e poi quindi la schedatura, la lettura all'inventario con degli esempi, e poi il tasto archivio. Questo tasto ci manda direttamente sul database. Il database che è Memora, quindi su base Collective Access. Noi dobbiamo cliccare su questi piccoli triangolini per scendere di livello. Quindi abbiamo l'archivio storico comunale di Baldissero Torinese con le date 1634-1986. Scendiamo di livello e avremo le serie tipologiche, le pratiche del carteggio amministrativo, il materiale bibliografico e un appendice che contiene qualche carta ritrovata nel 2020. Apriamo per esempio serie tipologiche e avremo tutte le serie presenti in questo archivio: gli ordinati, le delibere, i libri dei giuramenti, cause liti e così via. Scendiamo ancora sempre utilizzando il triangolino e abbiamo
l'unità archivistica, in questo caso il libro degli ordinati della comunità di Baldissero. Se accanto vedete una macchina fotografica come questa, vuol dire che il documento è stato digitalizzato. Quindi clicchiamo, possiamo leggere il documento. Potremo naturalmente allargare, zoomare per riuscire a leggere bene. E qui sotto vedete avete le altre pagine, l'intero documento. Questo è stato digitalizzato perché parecchio danneggiato dal tempo, dall'umidità. E quindi, potendo leggere online, non è più necessario prenderlo in mano e rovinarlo ulteriormente. Qui ci sono alcune funzioni relative al database, sfoglia e ricerca avanzata, per cercare quello che volete attraverso un thesaurus e quindi una parola chiave. Voi mettete la parola chiave, inserite, scrivete la parola chiave qui, e se è presente vi condurrà direttamente al documento che state cercando. Torniamo indietro ancora, andiamo nell'ultima parte, che è la parte dedicata alle storie di Baldissero. Noi abbiamo voluto scegliere alcuni argomenti, alcuni temi da approfondire, quelli che ci sono sembrati particolarmente interessanti o particolari. Abbiamo quindi digitalizzato i documenti relativi a questi temi scelti e abbiamo raccontato l'argomento, per cui andiamo per esempio a cliccare su Alberghi, illusionisti e giochi proibiti, estremi cronologici 1877-1935. È il nostro percorso tematico numero 1 ed eccolo qui, abbiamo alcune note. È il documento in questione, ancora note e il resto della storia. Riprendiamo dalle storie di Baldissero. La seconda storia di Baldissero riguarda le visite della tempesta nel 1733, 41 e 59. Sono molto molto particolari, sono a nostro avviso molto interessanti. Erano le visite che si facevano, che venivano fatte per poter valutare i danni provocati dalle tempeste, i danni provocati alle vigne, e quindi si poteva avere un risarcimento se tali danni erano effettivamente avvenuti ed erano stati valutati. Ecco, questi sono i volumi relativi a queste visite. Oltre a essere interessantissima come storia, vale la pena di leggerla, dimostra anche che le vigne a Baldissero erano già presenti nel Settecento, quindi che la storia del vino Freisa è davvero molto antica. Le altre storie sono proprio una dedicata al Freisa, un pochino più recente, negli anni 50. Poi abbiamo scelto alcune carte intestate su che testimoniano alcune interessanti realtà commerciali di fine Ottocento e della prima metà del Novecento. Abbiamo voluto ricordare nel quinto percorso tematico i ragazzi morti durante la Grande Guerra, uno sguardo sulla scuola da fine Ottocento a metà del Novecento, un archivio particolare che è quello della Società Filarmonica e poi ancora un registro dei parti fino alla legge sull'aborto del 71. Vediamo i miglioramenti della condizione femminile, almeno sotto questo aspetto. Il percorso numero 9 riguarda i fanciulli poveri e i ragazzi orfani negli anni 30 del Novecento, sempre in questo territorio collinare. E l'ultimo percorso, il 10, è sui coscritti. Abbiamo trovato due foto molto interessanti di coscritti. Sperando di aver destato la vostra curiosità e sperando quindi che l'archivio del vostro territorio diventi un bene che anche voi volete tutelare, perché è importante, perché racconta di noi, di chi eravamo, di chi siamo, le nostre radici, quindi la tutela del bene comune da parte di tutti noi cittadini, crediamo sia fondamentale.
Quindi dicevo, sperando di avervi incuriosito e appassionato, vi lascio a uno sguardo fatto da soli sul sito e vi do appuntamento alla prossima volta, al prossimo archivio. Arrivederci, grazie.